buonasera a tutti quanti voi in questo meraviglioso tempo che trascorreremo insieme, dove parleremo del matrimonio, della famiglia, delle relazioni. Vogliamo questa sera insieme edificarci, vogliamo trattare questa sera un argomento a proposito di quello che sta vivendo la nazione, sta vivendo il mondo, dove tutti ci troveremo adesso ad stare in casa, a vivere le nostre relazioni, a quindi a passare più tempo nelle nostre case, ma vogliamo affrontarlo con serenità, soprattutto nel rapporto matrimoniale. Vogliamo affrontare lo stare insieme nelle nostre case con i nostri coniugi, con i nostri figli, con i genitori, con una buona e santa relazione. E questa sera parleremo di abbattere i muri di separazioni. E quindi a volte si alzano dei muri nel matrimonio, si alzano dei muri tra genitori e figli, a volte si alzano anche tra fratelli all'interno della famiglia. E questa sera parleremo proprio di abbattere, di demolire muri di separazione. C'è un passo molto bello nelle scritture, nella Sacra Bibbia. Voglio ricordare, per quelli forse che ci seguono per la prima volta, che tutto quello che facciamo in questo tempo lo facciamo su basi bibliche, e quindi tratteremo argomenti biblici, tratteremo argomenti della parola di Dio. La Bibbia dice in Geremia, al capitolo 1, versetto 10, dice: ecco, oggi ti costituisco sopra le nazioni e sopra i regni, per sradicare e per demolire, per abbattere e per distruggere, ed infine per edificare e per piantare. Quindi non ci può essere una costruzione, non possiamo piantare se prima non sradichiamo qualcosa, non possiamo costruire se prima non abbattiamo cose che sono sbagliate. E dobbiamo anche demolire muri di separazione, che tante volte, come dicevo prima, si costruiscono nel rapporto tra marito e moglie, si costruiscono nel rapporto familiare. E quindi dobbiamo fare una cosa, dobbiamo iniziare mattone dopo mattone a demolire questo muro, a scomporre questo muro, fin tanto che tra marito e moglie non ci sia più nessun muro che ci possa separare. Una cosa molto importante: oggi viviamo in una società dove c'è tanta paura del matrimonio, c'è tanta diffidenza, molte persone non vogliono affrontare il matrimonio perché hanno paura, molti vogliono stare insieme nelle case, vogliono avere una relazione così un po' di convenienza, ma non vogliono realmente impegnarsi con un patto, con un impegno davanti a Dio, ma anche davanti agli uomini, non vogliono sottoscrivere nessun impegno. E molti, si è sviluppata tanta la cultura di stare insieme, ma tutto questo accade per semplice paura. Si ha paura del matrimonio perché non conosciamo realmente l'importanza del matrimonio. E il matrimonio è stato creato da Dio per creare un rapporto di intimità tra marito e moglie. Quando parliamo di intimità, non intendo dire un'intimità a livello sessuale, ma un'intimità spirituale, ovviamente per coloro che credono nella parola di Dio, che credono in Cristo Gesù, che credono in Dio, che credono nello Spirito Santo. E poi c'è un'intimità anche dell'anima, dei sentimenti, per poi completarsi anche nel corpo, quello che chiamiamo l'atto matrimoniale oppure il rapporto sessuale. Quindi Dio ha fatto il matrimonio per sviluppare o per creare un rapporto di intimità. L'intimità è la più profonda comprensione dell'altro, nonostante le differenze che possiamo trovare. Quali differenze troviamo, per esempio, in un rapporto di coppia tra marito e moglie? Intanto c'è l'uomo, c'è la donna, c'è una differenza di personalità, ognuno di noi ha una personalità diversa l'uno dall'altro. Questa personalità viene formata nell'ambiente dove noi siamo cresciuti, che può essere la nostra nazionalità, che può essere la città, che può essere la famiglia. L'ambiente in genere dove siamo cresciuti forma l'istruzione scolastica, forma la nostra personalità.
Poi c'è un altro fattore molto importante, che è il nostro temperamento, che a volte è totalmente diverso. Ci sono persone che sono di temperamento sanguigno, come persone che sono di temperamento malinconico. E c'è uno studio molto bello che ho fatto tantissimi anni fa, che questo studio dice che inizialmente i due temperamenti opposti inizialmente si attraggono, ma poi quando sono insieme e quando si scoprono, si scontrano. Perché? Faccio un esempio, mi voglio soffermare a questo perché è molto bello, perché per esempio una persona che ha un temperamento sanguigno, una persona premurosa, subito facciamo, prendiamo, usciamo, andiamo a fare la spesa, sbrigati. Invece chi ha un temperamento malinconico dice, boh, sta piovendo, sta venendo giù la pioggia e non usciamo oggi. E quindi il temperamento sanguigno, magari il coniuge, faccio un esempio, il marito di temperamento sanguigno e la moglie è malinconica. E quindi il marito dice, dai, sbrigati, andiamo a fare la spesa perché si fa tardi. E la moglie dice, no, ma guarda, sta venendo la pioggia, no, vedo una nuvoletta là in fondo, ma se piove come facciamo? Ci bagniamo tutti e forse è meglio non uscire adesso. E cosa accade? Sto portando degli esempi così, che queste due differenze di temperamento si scontrano uno con l'altro. Il marito dice alla moglie, ecco, sempre tu sei, perché non vuoi uscire, ma perché ti lamenti sempre? La moglie dice al marito, ma perché fai sempre così? Aspetta che fini, viene buon tempo, poi andiamo a fare la spesa, perché alzi il tono di voce, perché agisci così? E quindi queste due differenze di temperamento si scontrano. E quindi è importante che anche in questi casi bisogna conoscersi marito e moglie. E poi c'è un'altra caratteristica, il carattere, che incide tantissimo. E quindi è importante che in un rapporto di coppia tra marito e moglie si conosce la personalità. Il marito deve conoscere la personalità della moglie, la moglie deve conoscere la personalità del marito. Il marito deve conoscere il temperamento della moglie, come la moglie deve conoscere il temperamento del marito. La moglie deve conoscere il carattere del marito, il marito il carattere della moglie. E attraverso queste differenze bisogna comunque sia creare intimità e non creare muri di separazione, perché molto spesso accade che nei nostri matrimoni, con i nostri partner, alziamo muri di separazione. Prima siamo innamorati, bello, facciamo, siamo pronti per spaccare il mondo, per conquistare il mondo. E poi cosa avviene? Avviene che ci scontriamo. E quindi di conseguenza cosa dobbiamo fare? Per non scontrarci dobbiamo conoscerci tutti quanti. Il marito deve conoscere la moglie deve conoscere il marito. E queste differenze non ci devono allontanare, ma bensì ci devono portare ad un rapporto più intimo. E anche se conosciamo gli errori del passato dei nostri partner, questo non ci deve separare. Anche se il nostro coniuge ha fatto degli errori nel passato, questo non deve allontanarci, non dobbiamo alzare muri di separazione. Oggi siamo costretti a vivere nelle nostre case, a passare del tempo con i nostri coniugi e di conseguenza cosa dobbiamo fare? Dobbiamo abbattere questi muri di separazione, dobbiamo distruggere questi muri che ci separano, che separano marito e moglie, che non si parlano, non c'è dialogo, non c'è tempo che si spende insieme, non ci sono parole affettuose, non ci sono gesti affettuosi. Perché? Perché si sono alzati i muri di separazione. Il marito sta con il proprio smartphone nelle mani, la moglie sta con il proprio smartphone nelle mani, il marito sta al computer e la moglie sta per i fatti suoi. E quindi cosa avviene? Non si dialoga, non c'è tempo da spendere insieme, non ci sono parole affettuose, non ci sono gesti dolci. Perché? Perché si è alzato un muro di separazione e quindi uno vive in una stanza, uno vive in un'altra stanza. Ma talvolta non sono mattoni di pietra, sono mattoni spirituali, sono anche mattoni emotivi, offese, rancori, mancanza di perdono. Andiamo mettendo un mattone sopra l'altro, il marito non perdona la moglie e quando non perdoniamo la moglie mettiamo un mattone. Quando la moglie non si sente rispettata dal marito sta mettendo anche lei un mattone su quel muro.
Poi il marito si accorge che la moglie è più interessata per la sua mamma o per i bambini e il marito si sente lasciato solo, abbandonato, dice: mia moglie non mi capisce, non mi comprende. Piuttosto che parlare, si mette un altro mattone. E un mattone alla volta si alza un muro di separazione, che talvolta questo muro diventa più alto di noi e non riusciamo a vedere l'uno con l'altro. Malgrado stiamo nelle nostre case, malgrado viviamo sotto lo stesso tetto, siamo separati e non riusciamo a vederci. Come si può distruggere questo muro? Questo muro si può distruggere con l'intimità e l'amore. Che l'amore non è quello che si fa in camera da letto, ma un amore tutto diverso. Nella parola di Dio e nella prima lettera che Pietro scrive, al capitolo 3, versetto 9, dice: non rendendo male per male, od oltraggio per oltraggio, ma bensì al contrario, benedite, sapendo che a questo siete stati chiamati. E poi dice: affinché possiate ereditare la benedizione. Quindi cosa ci suggerisce la parola di Dio? Che la base, il fondamento su cui costruire un matrimonio. Appena dai nostri matrimoni, dalle nostre case, mettiamo via la parola di Dio, sapete cosa avviene? Che quando arriva una tempesta la casa crolla, perché non c'è un solido fondamento. E la parola di Dio per un matrimonio è un solido fondamento, dove il marito deve poggiare, deve iniziare a costruire, la moglie deve iniziare a costruire, insieme si costruisce un rapporto, un matrimonio, per poi allargarsi una famiglia con i figli all'interno. Ma quando non siamo propensi a costruire sul solido fondamento che è la parola di Dio, la prima tempesta che arriverà, il primo problema che arriverà, sai cosa fa? Che spazza via la casa, perché non era fondato il matrimonio, non era fondato su un solido fondamento. Quindi ripeto, noi tutti dobbiamo, ora, oggi più che mai, dobbiamo fondare il nostro matrimonio su una base solida, rocciosa, che è la parola di Dio. E la parola di Dio dice che non dobbiamo rendere male per male, ovvero se tua moglie ti ha fatto un torto, tu non devi reagire col torto nuovamente. O se tuo marito ti ha fatto del male, tua moglie non deve reagire facendo un torto a tuo marito, ma bensì la Bibbia dice benedite. Benedite significa dire bene di una persona. Quindi anche se tua moglie sbaglia, non maledire, che la parola stessa significa dire male di tua moglie. O se tuo marito sbaglia, non dire male di tuo marito, ma di bene di tuo marito, anche se ha sbagliato, con mansietudine, con spirito di mansietudine, con amore, con atteggiamenti graziosi, atteggiamenti di grazia. Cosa fai? Parla con tuo marito e parla con tua moglie e dire: sai, amore mio, chiamalo per nome, come vuoi, ci sai, quello che hai fatto ieri, quello che hai detto ieri non mi è piaciuto. E quindi per favore la prossima volta non farlo più, perché mi ferisce. Questo discorso lo puoi fare in un rapporto intimo, quando ti siedi con tuo marito, ti siedi con tua moglie, con calma, con serenità, crei un'atmosfera pacifica, puoi parlare con tuo marito, puoi parlare con tua moglie, possiamo parlare insieme per benedirci gli uni con gli altri. E poi un po' più avanti dice: infatti chi vuole amare la sua vita e vedere buoni giorni, trattenga la sua bocca dal male. Quindi quando noi sappiamo trattenere la nostra bocca dal dire cose negative, quindi anche se tante volte c'è l'impulso di reagire e dire qualche parola negativa, dobbiamo ritenere quella parola, dobbiamo ingoiarla e dobbiamo far uscire dalla nostra bocca parole di benedizione. Dice: chi vuole amare la sua vita e vedere lunghi giorni, aggiungo io anche benedetti, dobbiamo trattenere le parole malvagie che non escano dalla nostra bocca. E quindi un po' più avanti dice: non parlare con inganno, ma dobbiamo parlare con la verità. E poi aggiunge, dice: si ritragga dal male e faccia il bene. Poi dice: cerchi la pace e la procacci. Quindi una cosa molto importante, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare la pace,
nei nostri matrimoni e dobbiamo andare a fare di tutto per ricercare la pace perché regni nei nostri matrimoni. E io non so qual è la tua condizione in questo momento del tuo matrimonio, non so quale situazione stai attraversando nel tuo matrimonio, ma io ti voglio incoraggiare questa sera a procacciare la pace, a ricercare la pace con il tuo coniuge, a ricostruire il tuo matrimonio. Se sei marito, io ti voglio incoraggiare questa sera a prendere l'iniziativa, siediti con tua moglie, discuti con tua moglie, usa la tua bocca per benedire tua moglie, o se sei moglie e forse tuo marito ti ha trattato male, forse ha sbagliato con te, cerca un momento di intimità con tuo marito, cerca di sederti, cerca un luogo, una stanza, forse in una passeggiata al parco, crea un'atmosfera dove puoi parlare con tuo marito e possano uscire dalla tua bocca parole di amore, di comprensione, di onore, di rispetto e di pace per ricostruire il rapporto matrimoniale. Perché non c'è cosa più bella ricostruire un matrimonio, piuttosto che dire basta, non c'è più niente da fare, lasciamoci, come molto spesso oggi le coppie dicono. Quanto è importante invece fermarsi da persone sagge, da persone mature e dire ok, fermi un attimo, ricordiamoci quando abbiamo iniziato il rapporto, ci amavamo, ricordiamoci quando ci siamo conosciuti, l'amore che c'era, l'apprezzamento che c'era, quindi fermiamoci e usiamo parole dolci come le usavamo una volta per ricostruire il nostro matrimonio. Tutti i muri vengono fatti da un mattone alla volta. Piccoli mattoni si costruisce un muro. Ed è importante che tutti quanti noi, come li abbiamo costruito, dobbiamo anche togliere questi mattoni per mettere giù questo muro di separazione. È tempo dove mettiamo giù, abbattiamo i muri di separazione. Andiamo togliendo un mattone alla volta. Non pensare che in un giorno, con un dialogo soltanto, tu subito abbatti il muro di separazione, ma il muro va smontato come è stato montato, come è stato costruito, va abbattuto, va demolito uno alla volta, un mattone alla volta, va demolito il muro fin tanto che resta raso. E questa è un'opera che deve fare il marito, deve fare la moglie, ma non soltanto tra marito e moglie, ma anche tra fratelli, nella famiglia, che molto spesso tra fratelli e sorelle o tra fratelli stessi nella famiglia si alzano muri di separazione, soprattutto quando si tratta di interessi. Ho sentito tante persone che per questioni di interesse, soprattutto quando vanno via i genitori, quando muoiono i genitori, per questioni di interesse i fratelli non si guardano più in faccia. Fratelli litigano perché uno voleva una cosa, l'altro dice mi hai rubato la parte che aspettava a me, tu ti sei preso di più, a me mi hai lasciato la parte più brutta. Quanti muri si sono alzati, quante separazioni ci sono tante volte nelle famiglie per cose vane e cose futili. La cosa più importante in una famiglia è la relazione. La cosa più importante in una famiglia è l'intimità, lo stare insieme. Non c'è bene più prezioso per una famiglia, l'intimità, il volersi bene, l'onorarsi e il rispettarsi gli uni con gli altri. Quindi bisogna eliminare tutto ciò, ovvero tutti quei muri invisibili che si sono costruiti, e dobbiamo abbatterli come? Con gesti di tenerezza, sviluppando anche un rapporto di amicizia tra marito e moglie, un rapporto anche tante volte che va al di là tra fratelli, un rapporto di amicizia intimo tra due persone che si amano, quel legame molto forte. E tutto questo ci porta a demolire questo muro e a dobbiamo avere anche la volontà, è determinante la nostra volontà di amare i nostri coniugi, di amare i nostri fratelli, di amarci gli uni gli altri. Un comandamento che ha lasciato Gesù. Prima che andasse al Padre, disse ai discepoli, questo è un nuovo comandamento che vi lascio. Amatevi intensamente gli uni gli altri. E questo comandamento non scade mai,
non ha data di scadenza, è eterno. Fin tanto che c'è terra e ci sarà cielo, dobbiamo attuare e praticare questo comandamento di amarci gli uni gli altri. Ed è importante tra marito e moglie. Perché dico questo? Perché oggi anche tra credenti è venuto a mancare l'amore, l'amarci gli uni gli altri, è venuto a mancare l'amore nel rapporto di coppia, nel matrimonio, nelle famiglie, è venuto a mancare l'amore, ma dobbiamo costruire nuovamente l'amore nelle nostre case. Ognuno di noi deve fare la propria parte. E se questa sera stai ascoltando questo messaggio, fai un'azione, non restare fermo. Non so, sento nel mio cuore che devi fare un'azione per demolire il muro, devi iniziare a togliere il primo mattone di separazione. Fai un gesto, vai da tuo marito, se tu sei una donna e stai ascoltando questo insegnamento questa sera, fai un gesto di amore, vai verso tuo marito, abbraccialo, onoralo, chiedigli scusa se hai bisogno, di se tuo marito forse vuole le tue scuse. O se sei un marito, vai da tua moglie, fai un'azione di amore, recupera il tuo matrimonio, recupera il tuo rapporto matrimoniale, recupera il tuo rapporto con tuo fratello, con tua sorella, recupera il tuo rapporto con i tuoi genitori, recupera il tuo rapporto con i tuoi figli. Non lasciare che le cose vadano così, non lasciare che questo muro si possa alzare sempre di più. È importante che consideriamo, ci fermiamo ogni tanto e consideriamo qual è stato il problema che realmente ha fatto costruire questo muro. Cos'è stato che ha permesso che questo muro si alzasse? E non stare là a pensare alle offese, perché sai una cosa, noi riceviamo delle offese, ma al tempo stesso noi feriamo, noi offendiamo. Non dobbiamo soltanto guardare la nostra parte, che quella persona, mia moglie mi ha ferito, ma anche io ho ferito mia moglie. O dice, mio marito mi ha ferito, ma anche tu come moglie hai ferito tuo marito. Mia figlio mi ha ferito, ma anche tu genitore come hai ferito tuo figlio, o viceversa. È una cosa molto importante, non stiamo là a considerare sempre, ah mi ha fatto questo. No, prendiamo sul serio, come tua moglie ha ferito te, tu hai ferito tua moglie. Come tu, moglie, hai ferito tuo marito ha ferito te, e quindi c'è uno scambio. Come genitori avete ferito i figli hanno ferito i genitori. Ma consideriamo una cosa, con tutto quello che oggi stiamo attraversando nella nazione, nel mondo intero, con tutti i problemi che ci sono, ma quanto è bello oggi ristabilire l'armonia nelle famiglie. Con tutti i problemi che ci sono oggi, con persone che si ammalano, muoiono, o il distacco, persone che vanno in ospedale, parenti familiari che vanno in ospedale, non li vedi più e non hai più la possibilità di poterli vedere, ma approfitta di questo momento, abbatti questo muro e riconciliati con i tuoi cari, riconciliati con tuo marito, con tua moglie, con i tuoi genitori, con i tuoi figli. Abbatti questo muro, per favore, abbatti questo muro, demolisci questo muro, scomponi questo muro. Dai un pugno in faccia al diavolo dicendo no, io con mia moglie non resterò più litigato, io con mia moglie non resterò più litigato, farò il primo passo per riconciliarmi con mia moglie, farò il primo passo per riconciliarmi con mio marito, farò io il primo passo per andare dai miei genitori e chiedere perdono, farò io il primo passo per andare dai miei figli e chiedere perdono. Quanto è più bello la riconciliazione, quanto è importante praticare l'amore di Dio nelle nostre case, nelle nostre famiglie. È il desiderio di Dio che in ogni casa possa regnare l'amore di Dio. E poi una cosa molto importante che ti voglio incoraggiare. Leggi la parola di Dio. È un manuale di istruzione perché tu possa fare funzionare il tuo matrimonio, perché tu possa essere un buon padre, perché tu possa essere una buona madre, perché tu possa essere un buon figlio o una buona figlia. È importante che ciascuno di noi con la parola di Dio possiamo cambiare. E ti dico una cosa, te lo dico perché l'ho vissuto nella mia vita, la parola di Dio ti riporta
nell'ordine divino, la parola di Dio ti porta nell'intenzione originale. Qual è l'intenzione originale? L'intenzione originale di Dio è che il tuo matrimonio possa funzionare bene, che la tua famiglia possa funzionare bene. E se non ce la fai, siamo qua per aiutarti. Però quello che sento forte nel mio cuore questa sera è che tu possa riscattare il tuo matrimonio, possa riscattare la tua famiglia, possa riscattare la persona a te cara. Forse hai perso l'amore, forse hai perso la stima, la fiducia, ma sappi una cosa, puoi riscattare tutto questo con un'azione, perdono. La Bibbia dice che è una cosa molto importante, che se noi perdoniamo gli errori ai nostri fratelli, anche Dio perdonerà noi. E sai una cosa molto importante, quando noi non riusciamo a perdonare, o quando vogliamo il perdono di Dio, e Dio non ce lo dà, è perché noi non abbiamo perdonato le persone vicine a noi. Una cosa molto importante questa sera, un'azione di fede, una cosa bella che puoi fare, perdona le persone che ti hanno fatto del male, perdona le persone che ti hanno ferito e piuttosto che parlare male, inizia a benedire, non trattare male con male, ma benedici coloro che ti perseguita, coloro che ti ha fatto del male. Così voglio lasciarti questa sera con questa parola e voglio, desidero che tu possa andare a dormire con questa parola. Perdono, devi perdonare le persone che ti hanno ferito, le persone che ti hanno fatto del male e devi amarli, così devi amare come devi amare tua moglie, come devi amare tuo marito e così come devi ricostruire la tua famiglia. Non c'è cosa più bella, l'armonia nella famiglia, la pace nella famiglia, l'amore nella famiglia. La tua famiglia deve diventare un luogo di rifugio, una casa dove le persone possono venirsi a rifugiare. Così voglio lasciarti con questa parola, voglio benedirti nel nome di Gesù, benedico la tua casa, benedico la tua famiglia, dichiaro riconciliazione nel tuo matrimonio, dichiaro riconciliazione perché la Bibbia dice che negli ultimi tempi Dio avvicinerà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri. Benedico la tua famiglia, benedico la tua casa, dichiaro per la tua casa benedizioni dal cielo, benedizioni anche dalla terra, dichiaro un'economia soprannaturale nella tua casa, che non ti possa mancare mai niente e che possa avere sempre in abbondanza, ma soprattutto ricordati che possa governare Dio la tua casa e la tua famiglia. Ti voglio benedire, ci vediamo il prossimo venerdì, spero che questa parola ti abbia incoraggiato, ma anche se in questo momento non ti ha incoraggiato, riguardala nuovamente perché sicuramente parlerà al tuo cuore. Dio ti benedica, ci vediamo il prossimo venerdì sempre alle ore 21.